Sono molto onorata di poter intitolare una sala di questa autorevolissima università alla Presidente Nilde Iotti, quest'anno il centenario della sua nascita. Mi auguro che l'esposizione della sua immagine in questa università solleciti molti giovani e molte ragazze a conoscere l'operato di Nilde Iotti, una donna che ha fatto molto per il nostro paese, per i diritti delle donne, per la democrazia, per avere delle istituzioni efficienti, per costruire l'Unione Europea e per promuovere una politica popolare sempre dalla parte delle persone. Quindi vorrei che a questi giovani arrivasse questo messaggio della eleganza della politica, di una politica popolare che si prende in carico le persone. Mi fa molto piacere, oggi intitoliamo un'aula all'onorevole Nilde Iotti, una figura emblematica della storia della nostra Repubblica, la sua partecipazione alla Costituente, presidente della Camera, prima presidente donna della Camera, diciamo un segno di come in Italia si sia muovendo verso una parità di genere ancora non facilissima da raggiungere. Quindi, quando il Comitato Unico di Garanzia dell'Ateneo e il Dipartimento hanno proposto l'intitolazione di un'aula alla memoria dell'onorevole Iotti, diciamo, l'Ateneo è stato tutto favorevole, positivamente favorevole nel recepirla. Insomma, è una bella giornata, una bella occasione e una bella memoria che resta poi in una delle nostre aule a testimonianza per le future generazioni. Un gran bell'esempio per una donna che è stato un esempio di grandissimo profilo istituzionale, arriva qui all'Università di Cassino, a 15 giorni dell'intitolazione di un asilo nido in città di Cassino, ad un'altra delle 21 donne componente dell'Assemblea Costituente, Maria Maddalena Rossi. Veramente un orgoglio per questa città e per questa università voler dare, lasciare alle giovani generazioni l'esempio di questi personaggi di altissimo profilo istituzionale. Allora, è importante non solo per noi che assisteremo oggi, grazie a questo lavoro di squadra l'Università di Cassino intitola quest'aula alla prima donna Presidente della Camera con un mandato ininterrotto di 13 anni, ma è soprattutto per le generazioni di studenti attuali e futuri che si chiederanno chi è e chi non lo sa e avranno un modello di buon